Passiamo adesso ad un altro servizio per il quale ci siamo serviti di disegni, quindi abbiamo fatto di nuovamente ricorso alla mano piuttosto felice di Vincenzo Cimini. E del resto non avrei potuto forse illustrarlo in altra maniera. Si tratta di una leggenda popolare, nel senso che veniva tramandata probabilmente, visto che è stata raccolta in un libro che si chiama proprio così, Sacre Leggende, è stata raccolta e si passava appunto, si tramandava tra il serio e il faceto, perché i protagonisti di questa storia sono niente poco di meno che San Pietro e Gesù Cristo in persona. Però vedrete che c'è tutto il sapore popolare, c'è tutta l'ironia e la fame probabilmente, che certo è lontana dallo spirito e che comunque è molto più vicina alle cose di tutti i giorni, soprattutto in un'epoca in cui sono questi i problemi che si vivono più da vicino. Bene, è un servizio brevissimo, un paio di minuti, animato appunto con disegni, per dare vita alla sacra leggenda raccolta in un libro del 1888 da De Nino, che ho trovato in biblioteca e del resto vi ho già proposto altri estratti da questa sua pubblicazione. Vediamolo insieme. Tratto dal libro Sacre Leggende del 1887 di De Nino. La leggenda di San Pietro che ruba il prosciutto. Mentre Gesù si ferma a parlare con un pizzicagnolo, San Pietro si ruba un prosciutto e se lo nasconde sotto il mantello. Quando furono lontani dal paese, San Pietro disse: «Maestro, mi sono trovato un prosciutto, ce lo vogliamo mangiare?» Gesù rispose: «Non dobbiamo appropriarci della roba degli altri. Sai che fai? Torna indietro e gira il paese gridando: chi ha perduto il prosciutto? Se il padrone non si ritrova, allora, solo allora, mangeremo il prosciutto». San Pietro tornò indietro. Dentro il paese cominciò a gridare: chi ha perduto? E abbassando la voce: il prosciutto. Nessuno ovviamente rispose. San Pietro tornò da Gesù e disse che il padrone proprio non si trovava. Ma Gesù, che sapeva tutto, rispose: va bene, torniamo insieme al paese e vediamo se adesso lo troviamo. Entrarono insieme in paese e Gesù ordinò a Pietro: grida adesso. E San Pietro gridò a tutta voce: chi ha perduto un prosciutto? Il padrone sentì, si fece innanzi e si riprese la roba sua. Povero San Pietro, per poco non si mise a piangere.